Buongiorno, oggi abbandoniamo un attimino JavaScript che abbiamo appunto visto come linguaggio di programmazione a sé stante e introduciamo il web, che poi è l'argomento principale di questo corso, e riprenderemo poi ovviamente JavaScript per il web più avanti, la prossima settimana o in quella successiva. Però parliamo prima di tutto su che cos'è il web e qual è la sua architettura. Qual è l'architettura tipica di un'applicazione web contemporanea? Per farlo, per capire appunto che cos'è il web, qual è le sue architetture che vengono utilizzate, analizzeremo quali sono i componenti principali che fanno parte di un'architettura di un'applicazione web, quali sono i protocolli di rete principali che vengono utilizzati, eventuali pattern architetturali esistenti, in modo da capire e conoscere e quali sono le interazioni, come avvengono le comunicazioni attraverso questi vari componenti di un'applicazione web all'interno di un sistema più ampio, che appunto comprende anche tutto internet, e anche in parte capiremo le basi di come un browser funziona. Il browser è alla fine lo strumento, l'applicazione che ci permette di accedere al web. Partiamo con una definizione intanto. Partiamo dalla definizione di web. Il web innanzitutto è stato non è da confondere con internet, sono due cose molto diverse. Il web è stato inventato da questo signore mostrato in slide, che si chiama Tim Berners-Lee, nel 1989. Quindi è un'invenzione relativamente recente, ma non troppo. Ha un nome intero che avrete sicuramente sentito, World Wide Web, che è abbreviato con www, che è quello che appunto scriviamo anche davanti a molti indirizzi internet, e ha alcune caratteristiche peculiari sin dalla sua nascita, dalla sua invenzione. È un sistema informativo. Ha delle risorse che sono identificate da delle URL e queste risorse sono trasferite attraverso il protocollo HTTP, che voi conoscerete o state conoscendo dal corso di reti, e tali risorse possono o meno essere linkate tra di loro, e quando sono linkate tra di loro, sono linkate attraverso dell'ipertesto. Il web utilizza internet per funzionare, ma non sono la stessa cosa. In particolare, io ho preso questo estratto da questo sito riportato in slide, sempre da Tim Berners-Lee, che racconta molto brevemente che cos'è internet e che cos'è il web. Ora, senza entrare nel dettaglio di che cos'è internet, voi potete leggerlo da questo sito senza problemi, concentriamoci su che cos'è il web. Il web è uno spazio di informazione, il sistema informativo che dicevamo prima, astratto, immaginario. Su internet, sulla rete, trovate computer. Computer connessi tra di loro, dispositivi connessi tra di loro, con dei cavi attraverso il Wi-Fi che utilizzano certi protocolli per comunicare. Su internet si trova il web, ma su internet si trova anche la posta elettronica. Su internet si può trovare anche dei sistemi di videoconferenza che possono o non possono avere qualcosa a che fare con il web in quanto tale. Quindi, mentre su internet noi troviamo computer, troviamo dispositivi fisici connessi tra di loro che parlano qualche tipo di protocollo, sul web invece noi troviamo risorse, troviamo documenti, troviamo suoni, troviamo video, troviamo cioè informazione. Su internet le connessioni sono i cavi attraverso i computer. Sul web le connessioni invece sono link, come questo. Il web esiste, grazie a dei programmi che comunicano attraverso computer utilizzando internet. Però non è uguale a internet. E il web potrebbe non esserci senza l'esistenza di internet. Quindi, diciamo così, il web è
Internet è quello che sono le connessioni tra computer, sono l'architettura, sono i protocolli, sono la parte più tecnica. Il web è che cosa ci costruiamo, sempre utilizzando strumenti tecnici, ovviamente, sopra questa architettura, sopra questi protocolli, sopra questi dispositivi che in qualche modo comunicano tra di loro. Quindi quello che, per esempio, vedete nel corso di reti, è quello che costituisce Internet in buona parte. Quello che cerchiamo di vedere qui è quello che costituisce il web, che sono le applicazioni web, che sono i siti internet, i siti web e così via. Allora, partiamo da alcuni concetti base che probabilmente sono noti, quindi vado avanti abbastanza velocemente su questa parte iniziale. Allora, abbiamo essenzialmente questi due concetti, abbiamo detto, di internet, ci sono delle applicazioni del web, ci sono delle applicazioni che ci permettono di esplorare, navigare, recuperare le informazioni e ci sono queste informazioni che sono delle risorse, che sono raggiungibili da delle URL, da degli indirizzi che noi scriviamo nel browser. Allora, la prima cosa che abbiamo, che noi utilizziamo quando navighiamo sul web, è il browser. Il browser è un'applicazione nativa per computer, per mobile, per quello che volete, tipicamente scritta in C++, che parla col sistema operativo del computer e ha come scopo, ha come funzione principale quella di mostrare a schermo pagine web. Quella è la funzione principale di un browser. Queste pagine web sono quelle risorse di cui il web fa parte, di cui il web è pieno, che il web fornisce. E queste pagine web sono scritte principalmente in HTML. HTML è un linguaggio di markup, quindi non è un linguaggio di programmazione, non ci si può scrivere logica in HTML, ma è un linguaggio di markup, che dice come le informazioni sono strutturate all'interno della pagina. I browser leggono ed interpretano, dato che è un linguaggio testuale, quindi viene poi interpretato l'HTML per mostrarci a schermo quello che la pagina rappresenta, la pagina comunica. Il file HTML, la pagina HTML, può poi includere e linkare altre risorse, come delle immagini, come dei video, che possono essere incorporate all'interno della pagina e quindi mostrate dal browser, così come dei file JavaScript, come abbiamo simili in un certo senso a quelli che abbiamo già scritto, e dei file CSS che servono per dare lo stile alla pagina. Quindi la pagina HTML rappresenterà la struttura, lo scheletro della nostra, di che cosa mettiamo nella nostra pagina. Quindi ci sarà una navigazione, ci sarà una barra laterale, ci sarà un'immagine, ci sarà un link e quant'altro. Il CSS ci dice come queste cose devono apparire. Il link sarà, se non è ancora stato cliccato, sarà blu, sarà rosso, sarà evidenziato, la barra di navigazione avrà un colore, avrà uno sfondo oppure no, e sarà attaccata al bordo superiore o sarà staccata. Quindi dà lo stile grafico, diciamo, alla pagina. Ovviamente, quando il browser riceve la pagina HTML, riceve in una chiamata successiva anche tutte le altre risorse che sono collegate a questa pagina per poterlo visualizzare in maniera corretta. Quindi il browser principalmente tratta e gestisce pagine HTML, ma utilizza anche queste altre risorse per visualizzarle e interpretare correttamente le pagine HTML. Queste pagine HTML, queste risorse in generale, sono tipicamente o memorizzate o generate da un server. Allora, questa è, come potete immaginare, una classica generale architettura che riguarda il web, ma che riguarda anche molti altri applicativi che possono non avere niente a che fare col web. Da una parte abbiamo il client, quindi un computer, un dispositivo mobile, un tablet, un qualcosa che tipicamente è un browser che attraverso internet accede a dei server. Allora, questo client tipicamente è un browser web, più recentemente può essere anche un'applicazione mobile che all'interno incorpora, diciamo, un browser web per accedere attraverso internet al web o un'applicazione desktop o altre applicazioni server.
I server possono essere tanti tipi diversi, possono essere dei server web, possono essere degli application server, possono essere dei database server, possono essere degli authentication, encryption, streaming, eccetera, server. Quindi tanti tipi di server diversi. Però l'architettura di base comprende il client e il server. Per cui a volte si dice che il web utilizza un'architettura client-server. C'è un client che accede a delle informazioni che sono memorizzate su server. Tenete presente questa distinzione, che è una distinzione importante, perché quando realizzeremo, non fra molto in realtà, pagine web, siti, applicazioni web, se vogliamo dirlo in maniera più generica, avremo alcuni componenti che funzioneranno nel server e altri componenti che funzioneranno nel client. Poi sul nostro computer sarà tutto lì. Il server e il client saranno entrambi il nostro computer, il client sarà il browser e il server sarà un'applicazione Node che gira sul nostro computer, quindi non vedremo questa distinzione in maniera così forte, ma bisogna sempre tenere in considerazione che il server è anche una cosa che può essere fisicamente lontana da quello che è il client. Per cui le cose che girano sul client e le cose che girano sul server sono separate potenzialmente da internet in mezzo, che ha le sue caratteristiche in quanto rete. Questa architettura client-server viene soprattutto nel mondo web, ma non solo, anche nel mondo dell'ingegneria del software, estesa poi come un'architettura su n livelli, n tier oppure multiple tier, in cui ci possono essere vari livelli, io qui ne ho evidenziati alcuni. Ne ho evidenziati tre, che sono i tre livelli più tipici dell'architettura web. Le architetture web a volte vengono chiamate, quelle diciamo classicamente, three-tier architecture, perché sono basate su tre livelli successivi, che è quello di nuovo che noi affronteremo maggiormente in questo corso. Avremo un presentation tier, un application, business, logic, come volete chiamarlo voi, tier, e poi un data tier. Quindi un livello superiore, che è quello di presentazione, che è quello che si occupa di mostrare le informazioni, di presentare le informazioni al nostro utente, alla nostra persona che accede al sito web, all'applicazione web nel nostro caso. Il livello più basso, che è quello di dato, che tipicamente corrisponde a un database, ma può anche corrispondere ad altri tipi di dati, presi da altri servizi, da servizi online. Però è il livello che corrisponde a dei dati. Io ho dei dati grezzi a disposizione di chiunque mi chieda, in modo che io possa presentarli. Chiunque mi chieda, o ovviamente con eventuali permessi e accorgimenti, ma diciamo chiunque è autorizzato a chiedere e a leggere e a manipolare questi dati eventualmente. Cosa me ne faccio di questi dati? Li voglio presentare in qualche modo. A cosa li presento? Li presento tipicamente attraverso un browser, ma anche attraverso altri client. Dicevo, molte applicazioni mobile hanno al loro interno un mini browser incorporato, per cui voi aprite l'applicazione mobile, ma in realtà è come se apriste una sorta di browser per alcune funzionalità e quindi accede a internet, visualizzate pagine HTML e così via in quel momento. E poi c'è in mezzo tra i dati grezzi e la presentazione di queste informazioni. C'è la logica, quello che da una parte scegliete di visualizzare di questi dati, di prendere di questi dati, di manipolare questi dati per presentarli. Dall'altra le eventuali richieste che possono arrivare attraverso il presentation tier per aggiungere nuovi dati, per cambiare visualizzazione, per vedere cose diverse. O una logica applicativa in quanto tale, che quindi si comporti in maniera diversa in base al dispositivo che avete a disposizione, quindi fornisca dei livelli di presentation diversi o fornisca dei dati diversi in base al livello di autorizzazione che voi avete, e così via. Questi sono però i tre livelli principali, che quelli che noi esploreremo: il presentation tier, l'application business logic tier e il data tier, che di nuovo è rappresentato tipicamente da un database. Il presentation tier è tipicamente rappresentato da un browser. L'application business tier sono tipicamente rappresentati dalla somma dell'application server e del web server. E in alcune visualizzazioni trovate il web server anche nel presentation tier. Questo perché il web server può essere visto sia da una parte logica, da una parte applicativa, sia anche come componente che poi fornisce al browser,
la pagina HTML da visualizzare. Quindi, ovviamente, ognuno di questi livelli può essere rappresentato da uno o più server. E la comunicazione tra questi livelli, dal browser al database, è realizzata, non è mostrata in questa architettura, perché è realizzata attraverso la rete. Dietro questa piramide, diciamo, c'è internet, ci sono le tecnologie proprie di internet, TCP/IP, i protocolli HTTP e così via. Allora, parliamo. Fatemi aggiungere una cosa sui server prima di andare avanti. Perché? Perché se è vero che uno o più server possono implementare vari tier, è anche vero che più server possono sia condividere lo stesso hardware o possono anche essere proprio separati a livello di hardware. Questo perché quando parliamo di server, voi già lo sapete probabilmente. E possiamo definire un server in due modi. Possiamo avere una definizione logica o una definizione fisica. La definizione logica dice che un server è un processo che viene eseguito su una macchina, su un host, che rilascia informazioni a un client quando il client le richiede. Quindi c'è un client, c'è il nostro browser, voi scrivete un indirizzo nel vostro browser, questa richiesta viene convogliata attraverso internet a un server. Che è un server logico, quindi un processo, un'applicazione che gira da qualche parte e in base a questa richiesta fornisce sempre attraverso internet una risposta. Nel caso del web, ne faremo una richiesta, una GET HTTP, il browser farà una GET HTTP all'indirizzo che voi digitate nel browser, la manderà attraverso internet e il server riceverà questa richiesta, se saprà come rispondere, genererà, manderà indietro una pagina HTML che il browser con le eventuali risorse collegate. Che il browser può così mostrare. E questa è la definizione logica di server. Poi c'è una definizione fisica che dice che un server è un computer. È un computer fisico, vero, reale, su una rete che mantiene delle informazioni e risponde a questa richiesta di informazioni. Qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che voi potete avere molteplici server logici. Un web server, un application server, un database server, un authentication server sulla stessa macchina fisica. Oppure potete avere tante macchine fisiche che hanno a loro volta tanti server diversi o una combinazione di questi server. Quindi quando parliamo di server in generale possiamo intendere o nella sua accezione logica, quindi un software, o nella sua accezione fisica, quindi un computer vero e proprio che può contenere uno o più server logici. Nel nostro caso, continuiamo a immaginarceli così separati, come se fossero fisici sia il client che il server. Perché conviene immaginarseli così per il momento? Perché, come dicevo prima, a un certo punto noi avremo i server e il client che gireranno sul nostro computer. E quindi all'inizio può esserci un po' di confusione su che cosa fa uno e che cosa fa l'altro. Allora, continuandoseli a immaginarseli separati, come se fossero non sul vostro dispositivo, ma su dispositivi diversi, molto molto lontanati da di loro, aiuta a capire bene chi è responsabile di certe parti e chi è responsabile di altre parti. Parliamo dei server di questa architettura ora, quindi in particolare del web server, dell'application server e del database server. Affrontiamoli da un punto di vista anche, diciamo così, storico, evolutivo. Partiamo dal web server e andiamo in giù. Perché partiamo da web server? Perché il web e i suoi arbori, il web diciamo 1.0, è quello che, o anche magari un po' prima, è quello che essenzialmente utilizzava solo dei web server e non utilizzava né degli application né dei database server. A un certo punto abbiamo introdotto degli application server e poi abbiamo aggiunto dei database server, quasi contemporaneamente in realtà. Però diciamo, partiamo anche. Costruiamo questa piramide e capiamo come funziona da un punto di vista tecnico, da un punto di vista pratico anche, questa piramide partendo da, immaginiamo di avere un client, un browser e un server web. Allora, che cos'è un server web? Un server web ha un compito molto specifico,
fornire risorse web in risposta a una richiesta e null'altro. È un qualcosa che fornisce risposte in termini di risorse web, di nuovo principalmente pagine HTML, quando un client gli fa una richiesta. Quindi gestisce il protocollo HTTP per appunto queste richieste e per intercettare queste richieste e fornire la risposta appropriata secondo il protocollo HTTP. Un web server memorizza o chiede a qualcun altro di generare una pagina web. Allora, storicamente, quello che vedremo adesso è un web server che memorizza pagine web, non chiede di generare niente, ma in generale un web server memorizza o chiede di generare una pagina web. Quindi riceve una richiesta dal client, dal browser, legge delle pagine statiche dal file system, quindi accede al sistema operativo e chiede al sistema operativo: dammi il file index.html, dammi l'immagine che si chiama così. In aggiunta o in alternativa, chiede a un eventuale application server di generare dinamicamente le pagine HTML, e questo è quello che chiamiamo server side, e infine, sia che chiede all'application server di generare pagine dinamiche, pagine HTML costruite al volo, dinamiche e di farsele passare, sia che legga pagine o risorse già pronte, o un'immagine non viene costruita dinamicamente, in ogni caso risponde con un file HTML al client. Come risponde con una connessione HTTP per ogni richiesta. E un web server è tipicamente un processo, multiprocesso, multithread o che utilizza un pool di processi per rispondere a molteplici richieste alla volta. Questo perché? Perché in questa immagine noi abbiamo un client e un server, in questo caso è solo un web server, ma se questo web server è, facciamo finta, dir.unihub.it, voi siete 50, qui avremo 50 client che contemporaneamente accedono allo stesso dir.unihub.it per richiedere informazioni, per visualizzare la pagina del corso. Oppure youtube.com, voi avete 50 client che contemporaneamente accedono al singolo video su YouTube e vogliono vederlo. E quindi questo web server deve essere capace di gestire 50, più di 50, milioni, dipende. Richieste in contemporanea e fornire la risposta giusta alla persona giusta. Allora, come funziona? Questo primo pezzo, a cui poi possiamo aggiungere un application server, un database, ma questa prima parte della catena rimane sempre costante. Noi nel client abbiamo un browser, in questo browser digitiamo un indirizzo, una URL. Quando premiamo invio, quando diciamo al browser vai a quell'indirizzo, il browser crea una richiesta HTTP, una GET in particolare. Il sistema operativo manda questa richiesta GET attraverso il protocollo TCP via internet al server. Il server a questo punto riceve un messaggio, riceve questa GET. Il sistema operativo del server manda il messaggio al server logico, al software che gestisce il server. A quel punto il server logico, il server software parsifica il messaggio, la GET che è arrivata, e fa quello che deve fare, per esempio legge il file HTML, controlla se c'è un file HTML da passare indietro, se c'è lo prende, crea una risposta HTTP adatta per contenere questo messaggio HTML. Il sistema operativo a quel punto manda sempre attraverso TCP la risposta all'interno di una risposta HTTP al browser. Il browser, se riceve una risposta valida che è capace di interpretare, mostra la pagina. Quindi questo è quello che essenzialmente capita. Lo ripeto velocemente. Il browser, quando digitate una URL, chiede al sistema operativo del computer di fare una GET su HTTP via TCP al server fisico. Il sistema operativo del server passa la richiesta HTTP al server software che gestisce quella richiesta. Questo server software, nel nostro caso nel web server, recupera dal sistema operativo il file HTML,
dice, prepara una risposta HTTP appropriata, dice al sistema operativo del server, manda questa risposta indietro al client che te l'ha mandata, sempre via TCP, il sistema operativo la manda indietro, il client riceve la risposta HTTP e visualizza la pagina. Se questa pagina avesse delle immagini collegate, si farebbe un'altra richiesta. Quindi il client chiede prima la pagina HTML, quando riceve la pagina HTML, chiede le eventuali risorse che sono necessarie, una richiesta HTTP alla volta. Allora, noi qui abbiamo introdotto alcuni concetti nuovi, abbiamo introdotto la URL, abbiamo introdotto la GET, che voi già in parte sapete, così come TCP/IP. Abbiamo introdotto HTML. Quindi, che cos'è un'URL? Un'URL è quella che voi tipicamente scrivete in un browser, in un indirizzo, ed è composta tipicamente da uno schema, HTTP, HTTPS, un hostname, in questo caso di due livelli, il primo livello è univ.it e poi dir è il secondo livello, e un eventuale path all'interno di questo hostname. Cosa succede quando il browser fa quella chiamata get? Prende questa URL prima di fare la chiamata get. Cosa fa? Chiede al DNS di risolvere l'hostname, di risolvere il dominio di primo e di secondo livello in questo caso, che nel nostro caso si risolve a questi indirizzi IP, e attraverso TCP contatta il server utilizzando il protocollo specificato qui, quindi HTTP o HTTPS. A quel punto genera una richiesta HTTP passando anche questa parte di path al server. Il server riceve questa richiesta, il server corrispondente a dir univ.it riceve questa richiesta, fa un rewriting di questa URL, di questo Universal Resource Locator, per mappare questo path con un path sul sistema operativo, su file system, e chiede al sistema operativo di prendere il contenuto che è memorizzato a questo percorso. In questo caso il file HTML. Questo file HTML è quello che viene poi spostato indietro sulla richiesta HTTP, come risposta alla richiesta HTTP. Notate che questo, lo ripeto, è la parte web 1.0, la parte statica, diciamo così, in cui esiste un client, esiste un server, e un server è solo un server web che prende le pagine HTML che già esistono e sono scritte su disco, come se fossero immagini, come se fosse un documento o un PDF. Prende delle informazioni e le passa indietro. Questo è quello che vi ho detto. Quindi una URL è composta tipicamente da due parti che sono obbligatorie e costanti: lo schema, che può essere HTTP, HTTPS nel mondo web tipicamente, un hostname, un path, oppure un path e un fragment, oppure una query che si riconosce con un punto di domanda, oppure un path con una query. Quindi si può anche combinare queste modalità. Questo è come si può scrivere una URL. Poi abbiamo accennato ad HTML. HTML sarà oggetto del prossimo video. E se qualcuno intanto volesse dargli un'occhiata, questa è una bella risorsa che racconta brevemente, diciamo molto brevemente, una che fornisce un'introduzione HTML. Esiste poi, per esplorare cosa succede quando si manda questa richiesta, quando si riceve questa richiesta e come è fatto un sito web, gli strumenti di sviluppo del browser. Qui è mostrato sulla pagina del dipartimento, del DISIT, sia la pagina col Developer Tool aperte su Chrome sia su Firefox. Sono all'incirca equivalenti, cambia magari qualche nome, e qui si chiama Inspector, qui si chiama Elements, ma sono appunto all'incirca equivalenti come funzionalità. La mia intenzione è fare un vidietto alla fine di, diciamo, esercitazione pratica, in cui proviamo a prendere alcuni dei concetti che abbiamo visto in queste slide, che stiamo vedendo in questo video, e esplorarli attraverso i browser development tool, appunto con un sito vero e proprio come può essere questo di DISIT. Quindi questo è uno strumento di sviluppo anche,
di verifica, per comprensione, per sviluppare, per testare perché certe cose funzionano o non funzionano, o per fare prove veloci che tutti i browser hanno a disposizione, e quindi è uno strumento molto molto utile per la parte web. Ripeto, non solo per capire come funzionano le cose, ma anche per modificare, per testare qualcosa. Quando parliamo di interazione tra client server, abbiamo anche delle misure di performance che mi sembra giusto solo citarle. Che sono queste quattro principalmente. La latenza, cioè il tempo richiesto per fornire una pagina da 0 bit, da 0 byte. Quindi il tempo giusto richiesto una volta che la chiamata parte dal browser perché il server web risponda. Anche rispondere senza mandare niente indietro, quindi senza accedere a file system, senza fare nessuna operazione, solo il tempo di passaggio, diciamo, attraverso internet per raggiungere il server, attraverso TCP, attraverso DNS e quant'altro. E questa latenza include il tempo di attivazione del server, il tempo della decodifica della richiesta HTTP, il tempo di accesso al file, che però sarà un file vuoto, quindi non ci sarà una lettura su file, il tempo di trasmissione e il tempo per chiudere le connessioni. E la latenza si misura tipicamente in HTTP al secondo o secondo su HTTP. Poi c'è il throughput è la massima velocità a cui una pagina di grandezza infinita può essere mandata e si misura in bytes o megabytes al secondo. Poi abbiamo il numero di richieste per secondo soddisfatte e il numero di pagine al secondo che possono essere soddisfatte sulla connessione. Allora, nella nostra transazione statica, nel nostro web statico che è composto da un client, da un web server, abbiamo, se vogliamo mostrarlo con questo diagramma temporale, abbiamo questo, è quello che succede. Abbiamo il browser, che quindi qui nel browser si scrive la URL, questo è il tempo che il browser si preme invio, questo è il tempo richiesto dal browser per fare la richiesta corrispondente e mandarla al web server, questo è il tempo necessario al web server per processarla, il tempo per accedere al disco. Il tempo per generare la risposta, la lettura da disco e generare la risposta, e il tempo per mandare questa risposta indietro al browser, che finalmente con questa freccia verso l'alto la mostrerà al nostro utente. Quindi questo è più piccolino, è il tempo di risposta dal server, da quando riceve la richiesta a quando produce, invia la risposta. Questo tra T1 e T8 è il tempo necessario al trasferimento della rete, che comprende il tempo di risposta del server più il tempo per effettuare l'invio del pacchetto HTTP e la risposta del pacchetto HTTP attraverso internet. Da quando premiamo invio a quando il browser ci mostra la pagina, invece, è il tempo totale di risposta, quindi che comprende anche la parte relativa al browser e al vostro computer. Questo qui mostrato dopo è il tempo in cui l'utente pensa. Quindi dopo aver visto il browser, l'utente pensa, legge, fa qualcosa prima di mandare un'altra richiesta HTTP per visualizzare un'altra pagina. E quindi poi il processo riparte. Questo è, senza entrare eccessivamente nel dettaglio, questo è una cosa che troveremo anche con l'application server per apprezzare e vedere le differenze. E questo è quello che praticamente accade accadeva, diciamo, agli arbori del web. C'erano queste pagine memorizzate su un server e il web server leggeva queste pagine con le eventuali risorse collegate e le mandava indietro al browser. Cosa sono questi web server? I web server non sono cose che, non sono applicazioni che scriviamo noi. Sono software che si installano e si utilizzano e si configurano, proprio perché il loro compito è parlare HTTP da una parte, ricevere richieste, rispondere alle richieste, accedere al file system o chiedere a un application server di generargli le pagine e passarle. Quindi sono pre-compilati in un certo senso. Allora, uno dei web server più famosi è sicuramente Apache, ce n'è un altro, ce ne sono altri che sono molto utilizzati, per esempio NGX. È un altro web server. E questi web server sono indipendenti, in un certo senso, da quello che succede oltre, che vedremo fra un attimo, da
sono indipendenti, per esempio, dal linguaggio di programmazione che decidiamo di utilizzare in un eventuale application server, perché loro devono leggere da disco o chiedere a un application server: dammi una pagina HTML, non gli interessa come questa pagina HTML viene generata oppure no. Questo ovviamente, questa modalità, che è quella del web, diciamo, a sue arbori, funzionava, ma aveva qualche problema. Immaginate di avere un sito per un dizionario, per accedere a un dizionario, quindi in cui voi scrivete nella URL il mio sito.it slash dizionario slash la parola da ricercare, lui mi mostra la definizione dal dizionario. Se lo vogliamo fare con questa modalità, noi abbiamo bisogno per ogni singola parola del dizionario di una pagina HTML. Una pagina HTML che sia praticamente sempre identica, quindi con lo stesso logo, con lo stesso menu, con la stessa navigazione, con tutto, quindi graficamente, esteticamente identica. Quindi tante pagine HTML, facciamo finta sul dizionario piccolo, 10 pagine HTML, 10 parole, che hanno tutte uguali, ripetute, lo stesso logo, la stessa grafica, eccetera. E quello che cambia in queste pagine è il contenuto, la definizione del dizionario che viene riportato nel browser, che verrà poi riportato nel browser. E se voi volete cambiare l'anno del copyright, per esempio, in questo dizionario, perché si passa dal 2019 al 2020, dovete aprire tutte e 10 le pagine HTML una alla volta e a mano modificare da 2019 al 2020. Ora, con 10 non è un grosso problema, un po' noioso, un po' prone ad errori, ma se invece di 10 sono 100.000, capite che c'è qualche difficoltà in più. E allora il passo dopo, che è l'application server, che è anche stato il passo evolutivo dopo del web, è stata quella di avere un altro server logico, diciamo così, che può anche essere stato sullo stesso server fisico, che è tipicamente così, tipicamente l'application server e il web server sono nello stesso server fisico, che permetta di generare le pagine HTML. Quindi il web server non leggerà più una pagina HTML da disco, ma chiederà all'application server: per favore, generami questa pagina HTML al volo. Questo, nel nostro esempio del dizionario, è comodo perché noi potremo avere un template, uno scheletro di pagina del dizionario e andare a mettere all'interno della definizione della parola ogni volta una parola diversa. Quindi avere uno scheletro di pagina HTML che sarà sempre identica e andare a riempirla di volta in base al tipo di richiesta, con un po' di logica. E questo però vuol dire che se noi dobbiamo cambiare l'anno del copyright, lo cambiamo in questo scheletro una volta e non importa quante parole nel nostro dizionario dobbiamo avere. Così come se aggiungiamo delle parole nel dizionario, non dobbiamo toccare lo scheletro, dobbiamo solo toccare i dati che saranno contenuti da qualche parte. Quindi l'application server è quello che gestisce la logica del sito, la logica dell'applicazione web e, come abbiamo visto prima, il middle tier, il tier di mezzo, che sta tra il browser e i dati, che tipicamente risiedono su un database. Va bene, implementa anche il meccanismo di sessione per mantenere tutto in una stessa sessione, per mantenere ogni richiesta collegata all'altra, se servisse. E per l'application server, qui sì, si usano diverse tecnologie, diverse architetture che sono disponibili. Allora, come cambia il nostro diagramma con l'application server? Cambia che noi a questo punto non mandiamo solo l'URL, a volte manderemo l'URL e alcuni dati, a volte no, a volte manderemo solo l'URL, ma in questo modo possiamo anche mandare dei dati particolari, se volessimo, quei fragment che dicevamo prima per l'URL, per esempio. A quel punto viene generata come prima una richiesta HTTP, eventualmente con i dati. Il web server riceve questa richiesta HTTP e invece di andare a leggere dal file system, manda un comando all'application server dicendogli: guarda, ho ricevuto questa richiesta con questi dati. Questi dati sono eventuali parametri, quindi la URL ed eventuali dati diventano parametri. L'application server implementa della logica per generare una pagina HTML. E poi la risposta è esattamente quella prima. La pagina HTML viene fornita al web server e il web server, attraverso HTTP, rispondendo a questa richiesta, manda la pagina al browser che viene mostrata.
Ovviamente, se noi avessimo un'immagine e l'immagine fosse su disco e non dovessimo accedere all'application server, il web server, come prima, potrebbe accedere all'immagine senza aver bisogno di passare dall'application server. Quali tecnologie sono adottate qui rispetto a prima? Beh, HTTP diventa un pochino più esteso, nel senso che prima facevamo solo del GET. Adesso continuiamo a fare delle GET, ma quando mandiamo dei dati al server, all'application server per avere informazioni specifiche, puntuali, precise, facciamo anche delle richieste POST. E in realtà facciamo anche delle richieste DELETE ogni tanto, ma tipicamente sono POST. L'application server questa volta non è un qualcosa già fatto che si installa, ma dato che comprende della logica, la logica deve essere scritta, deve essere realizzata da qualcuno, dallo sviluppatore, che decide che cosa fare quando un certo dato arriva. E quindi bisogna integrare un linguaggio di programmazione all'interno dell'application server che sia accessibile al web server. E allora ci sono due strade principali. Una è quella di adattare. Ci sono application server programmabili, estendibili in Python, in Java, in C Sharp, quindi attraverso adattamenti di linguaggi di programmazione esistenti che non nascono per il web, che nascono per applicazioni desktop e che sono portati al web, oppure attraverso linguaggi specifici nati proprio per lo sviluppo di applicazioni web, come ASP, come PHP e come JavaScript. Come cambia il nostro disegnino di prima, la nostra transaction, in questo caso, in questo web dinamico in cui le pagine sono create? Abbiamo sempre, fino al web server è tutto uguale, invece di accedere al sistema operativo avremo un application server qui a questo punto. E questo tempo, tra T4 e T5, è il tempo che è richiesto all'application server per implementare la logica, eventualmente accedere a disco, eventualmente accedere a un database, eventualmente fare le sue operazioni per fornire al web server la risposta da mettere in un pacchetto in una risposta HTTP e da poi mandare al client che il cui browser lo interpreterà e la visualizzerà. Quindi, come prima, questo è l'application time dell'application server, sempre tra T2 e T7 il total server time, e tutto questo grosso è sempre il total response time. Vedete che non c'è una grandissima differenza rispetto a prima. Se non nel fatto che prima l'accesso al file system era molto più veloce rispetto all'accesso all'application server. Però dipende, magari l'application server ha pochissime operazioni da fare, quindi finisce subito. E come cambia la nostra architettura? La nostra architettura cambia nel fatto che questo web server a questo punto non prenderà più la pagina HTML dal sistema operativo, ma dall'application server, il quale sarà appunto supportato, agganciato a qualche applicazione. Di nuovo, quell'applicazione che voi scritta in un qualche linguaggio di programmazione che implementa la logica e quindi fornisce all'application server, che ha una serie di funzionalità comuni per poter generare questa HTML, fornisce la vostra logica, appunto per decidere cosa fare. Ora, io qui ho citato più volte un database perché? Perché questo tipo di applicazione, questo tipo di generazione dinamica tipicamente ha bisogno di dati. Allora, questi dati tipicamente vengono presi da un database, in particolare da un database server in questo caso, cioè un qualcosa che memorizzi i dati su cui l'application server lavori. Nell'esempio del nostro dizionario, il database server conterrà magari una tabella con parola e definizione, quindi un database molto molto semplice. E il nostro application server chiederà al database: ho questa parola, dammi la tua definizione. Quindi farà una query, select from tabella, eccetera. Quindi il database server riceve le richieste, dall'application server ed esegue le query che riceve. In quale modo? Fornendo risultati, aggiornando i dati che sono già memorizzati o inserendo nuovi dati. Fa il lavoro di un database essenzialmente. Solo che invece di accedere al database da una nostra applicazione desktop, come magari avrete fatto, o da un applicativo dedicato esistente per fare query SQL, noi accediamo da un programma applicativo
che servirà per appunto supportare un application server. Con alcune scorciatoie definite nell'application server per generare queste query in modo un pochino più facile, un pochino più, soprattutto per quelle più frequenti o più complesse. Quindi, se noi prendiamo la nostra figura come prima, aggiungiamo a questo punto il database server. Quindi, rispetto a prima cosa cambia? Rispetto a prima cambia che i parametri, invece di passare solo nella logica, oltre che nella logica, eventualmente fanno una query SQL, lo stesso SQL che avete visto nel corso di basi dati, quindi select qualcosa, from qualcos'altro. Questa query genererà una tabella di risposta, delle tuple di risposta. Queste tuple verranno passate alla logica. La logica prenderà le informazioni che gli servono, le metterà in una pagina HTML e così via. Come cambia la nostra transizione? Cambia che in questo periodo in cui l'application server prima faceva cose e noi non sapevamo, adesso magari il nostro application server fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 query diverse. Quindi questa query è magari un select, a questa query viene poi risposto qui a questo momento, magari qui in mezzo, magari questo ecco, è un qualcos'altro nel computer, nel server che accede al suo database, quindi ci vuole un attimo, oppure c'è un inserimento per cui non c'è bisogno di restituire nessun dato, come potrebbe essere questo. Quindi ci sono varie operazioni tra l'application server e il database server. Però di nuovo il database server è un database. Lo stesso database che avete visto prima, solo che viene interrogato da un application server, da un qualcosa che mi generi server side le pagine HTML. E allora la nostra architettura web come cambia? Cambia che siamo esattamente identica a prima, ma questo application server, parlando SQL, parla con un DBMS, MySQL, Oracle, quelli che già conoscete, quello che già avete visto, che in base a delle query recupererà le informazioni da un database vero e proprio, su disco per esempio, e restituirà il risultato della query all'application server che tramite la logica nell'applicazione genererà il corretto file HTML, lo darà al web server e così via. Quindi questo chiude le parti dei vari server e questo è come un'applicazione internet classica funziona. Si scrive una URL o si clicca su un link che è equivalente, si fa una GET o una POST o quant'altro, se si scrive o si clicca sul link si fa sempre una GET. Questa richiesta arriva al server, il server o manda l'informazione che ha o la chiede all'application server. L'application server tipicamente fa una query SQL al database, la cui risposta impacchetta tutto in un file HTML generato al volo, lo manda, lo rende disponibile al web server che risponde alla richiesta HTTP corrispondente. Quindi questo è quello che accade nel server. E quindi noi abbiamo chiamato statico tutta questa parte in cui il web server, che è qualcosa, ripeto, che non facciamo noi, ma che noi installiamo e configuriamo, legge da disco, mentre dinamico la parte in cui questa file HTML viene generato sulla base delle informazioni che arrivano dall'application server che sfrutta tipicamente un database per recuperare le informazioni. Quindi questa è la parte che noi in genere chiamiamo server side. Quindi un sito web ha una parte server side, che è questa, è una parte client side che è quella che succede nel browser. Perché? Perché in questo browser, adesso vedremo, ci sarà magari JavaScript che ha una sua logica e fa alcune operazioni. Quindi questa sarà una parte client side e questa sarà una parte server side. Oppure, detto in un altro termine, questo sarà il front end del nostro sito, il nostro presentation tier, e questo sarà il back end del nostro sito. Tutta questa parte. Cioè tutto quello che sta dietro il front-end, gli altri due tier. Nel mondo web possiamo utilizzare in maniera praticamente interscambiabile back-end con server-side e front-end per dire client-side. Parliamo ora del client, che per ora l'abbiamo lasciato un po' stare. Il client faceva richieste HTTP dal browser e riceveva pagine e le visualizzava. Noi sappiamo però che
della nostra esperienza che il browser non ci permette solo di visualizzare cose o cliccare su dei link, ma una pagina può cambiare il suo contenuto quando è stata servita da un server attraverso, per esempio, delle animazioni. C'è un menu che si apre, ma non viene ricaricata l'intera pagina, si apre solo il menu, non viene fatta un'altra richiesta della pagina HTML al server. Si apre il menu e si chiude il menu. C'è una slideshow, ci sono delle immagini che si muovono sullo schermo. C'è la validazione di un form. Scrivete il vostro indirizzo e invece dell'indirizzo, il vostro numero di telefono, invece del numero di telefono, scrivete delle lettere. Prima ancora di premere il bottone sottometti il form, e magari quel form diventa rosso per dirvi: occhio, che qui mi aspettavo dei numeri, tu mi stai scrivendo delle lettere. Un numero di telefono non ha dei numeri, non ha delle lettere dentro. Quindi il client ha un ruolo, si può fare qualcosa nel client e il client, questa client-side programming, questa programmazione front-end, permette appunto, in prima battuta, stiamo sempre affrontando da un punto di vista storico e evolutivo, quindi abbiamo chiuso la parte server, abbiamo un'architettura classica server, come ci siamo evoluti non tanto sul server ma sul client, e anche storicamente questo è quello che è successo all'incirca. Che nel client a un certo punto si voleva più dinamismo, si volevano fare certe operazioni senza bisogno di ricaricare l'intera pagina e rifare un'altra richiesta. Perché se voi pensate, se io ho un sito, ogni volta che clicco da qualche parte devo rifare una nuova chiamata GET a un server web che chiamerà il suo application server, che chiamerà il database, solo per aprire un menu. Quindi io clicco sul menu, la pagina viene mandata una richiesta, la pagina mi si ricarica completamente. Questo tempo. Immaginate questo tempo, io qui clicco sul menu per aprire il menu che mi mostra che cosa posso fare sul sito, viene fatta tutta questa roba e qui il menu si apre. Poi io riclicco sul menu per chiuderlo perché non mi interessa niente in quella voce di menu, voglio aprire su un altro e ricomincio da capo. Allora, tutto questo tempo è un tempo veramente lungo, giusto per qualche piccola informazione che la pagina potrebbe già avere, che ha la pagina già al suo interno. Quindi questa programmazione client-side permette di rendere una pagina web come ricevuta dal server nel browser un po' dinamica. Quindi capace di cambiare il suo contenuto, capace di permettere all'utente di interagire all'interno del browser e capace di aumentare le interazioni di default che sono offerte dal browser. Gli esempi che ho fatto prima sono alcuni esempi di questo. L'apertura e la chiusura del menu, una slideshow, quindi le immagini che da sole si muovono su uno schermo. Non viene ricaricata la pagina ogni singolo cambiamento di immagine. Pensateci, guardatelo da un sito che avete. Anche su DIR le immagini cambiano. Se andate su dir.unupo.it, le immagini cambiano, voi potete farle cambiare, ma ovviamente non viene ricaricata la pagina tutte le volte che queste immagini cambiano. Cambia solo l'immagine. E questo è la parte client-side programming. Quando è nata la parte client-side programming, si sono dati alcuni requisiti. Come la facciamo? Allora, mentre nell'application server era un qualcosa da installare a parte, un server applicativo, in un linguaggio a scelta di programmazione, qui l'applicativo c'è già, l'applicativo è il browser. Quindi deve essere un qualcosa, questa parte di programmazione deve essere un qualcosa che si può fare nel browser. In un programma linguaggio di programmazione accettato da tutti i browser, non è che Chrome ha il suo e Firefox ha un altro, se no un sito web poi non si riesce più ad accedere da tutti i browser, che sia un programma embeddato, inserito all'interno di una pagina web, come fosse un'immagine, e di cui ci sia l'execution engine, l'execution environment, se vogliamo chiamarlo come già lo conosciamo, nel browser. E allora questo linguaggio è nato e poi è diventato, si è rafforzato sempre più, ovviamente lo sappiamo già che cosa soddisfa questi requisiti, che è JavaScript. JavaScript è l'unico linguaggio di programmazione, tranne eccezioni sperimentali, che è accettato e riconosciuto e interpretato correttamente da tutti i browser, mobile, desktop, dovunque. I file JavaScript possono essere incorporati nelle pagine web e quindi arrivare esattamente come arrivano ad un'immagine, seguendo il percorso col server, e i browser hanno l'execution environment. Ricordate l'event loop? Hanno l'execution environment nel browser. Quindi
Questa programmazione client-side, per questa dinamicità che abbiamo detto prima, si fa in JavaScript. Ha alcune, ovviamente, limitazioni, perché siamo in un browser. Quindi non è un applicativo che parla direttamente col sistema operativo come potrebbe essere un application server. Questo è un programma che gira all'interno di un browser che ha alcuni privilegi e alcune restrizioni rispetto al sistema operativo. È un ambiente, il browser, ristretto per definizione. E le limitazioni sono che tutti i dati necessari a questo programma devono essere conosciuti prima, quando la pagina si carica, quindi il server deve restituire tutto quello che serve a questo programma per funzionare, e ovviamente il programma deve avere un accesso ristretto all'execution environment. Può fare alcune cose, ma altre magari no. Per esempio, un sito web può modificare solo se stesso, non può modificare un sito web aperto in un tab diverso del browser. E allora, come cambia la nostra transazione? Cambia che tutto rimane uguale fino al client, ma nel client, nel browser, girerà una applicazione client-side, un programma. Quindi della logica anche qui. Questa logica manipolerà la URL, i dati, la pagina mostrata attraverso il DOM, manipolando il DOM in JavaScript. Il DOM DOM sta per Document Object Model, lo vedremo meglio quando parleremo di JavaScript nel browser, però giusto per darvi un'idea, è un'interfaccia che è neutrale rispetto ai linguaggi, rispetto alla piattaforma, per rappresentare una pagina HTML. Quindi è una struttura dati standard che mostra, che rappresenta il contenuto di una pagina web. Quindi noi qui abbiamo una pagina web testuale, scritta in HTML, e questo è il suo DOM ipotetico. Quindi un grafico, una struttura dati che permette di essere navigata e quindi da qui scendere fino a qui, modificare questo o modificare questo e tutto quello che c'è sotto, in maniera interattiva, in maniera dinamica. Quindi permette di recuperare magari questa informazione, permette di cambiare dinamicamente questo in qualcos'altro, permette di rimuovere questo, quindi e anche questo sopra, o tutto quello che c'è in questa catena, e permette di aggiungere qui sotto un altro, qui a fianco un altro element, e così via. Il DOM è standard, è V3C, quindi è supportato da tutti i browser. E i programmi JavaScript possono leggere e modificare il DOM che di nuovo viene generato, diciamo così, a partire dall'HTML della pagina. Quindi il DOM astrae sia e soprattutto la pagina HTML visualizzata nel browser, sia alcune funzionalità specifiche del browser, che appunto ci permettono di manipolare la pagina HTML attiva in quel momento. L'altro elemento che potevamo introdurre prima, ma visto che siamo nella parte client side, ha senso farlo adesso, è che a un certo punto, invece di avere tutta una pagina HTML che contenesse la struttura, i link all'immagine, ma anche come apparissero le cose nella pagina, si è fatta una scelta. La scelta è quella di dire separiamo il layout dal contenuto. Quindi la semantica di una pagina, da come la pagina deve apparire, cosa deve fare. Questo perché? Questo perché così possiamo avere alcune definizioni di stile, alcune definizioni di layout, di come appaiono le cose, che possono essere applicate a pagine diverse. E le pagine invece mantengono la loro struttura e il loro contenuto puro, testuale, grafico a livello di immagini, ma non hanno per esempio colori di per sé. Quindi, da una parte io posso applicare la stessa grafica, lo stesso stile a diverse pagine del mio sito. Dall'altra posso decidere di cambiare totalmente la grafica senza toccare neanche una parola del contenuto. Quindi si è voluto a un certo punto separare il layout dal contenuto, dove il contenuto è la pagina HTML e il layout è diventato questo CSS, questo Cascading Style Sheet. Quindi il Cascading Style Sheet che vedremo successivamente, non molto successivamente, permette una definizione di layout complessi a partire da una pagina HTML, sì, da una pagina HTML, e permette anche di adattare pagine web a differenti risoluzioni, differenti
differenti device, differenti preferenze e differenti tipi di media, testo verso video, testo a computer verso stampa, eccetera, il tutto in un modo standard. Quindi, di nuovo, il CSS è una soluzione standard che funziona in tutti i browser, mobile, desktop o quant'altro. E CSS, che appunto sta per Cascading Style Sheets, sono un insieme, lo vedremo meglio, un insieme di dichiarazioni, un insieme di regole che si applicano a alcuni selettori, dove i selettori sono porzioni del DOM, per esempio H1, sta per header di primo livello, e le dichiarazioni sono come voglio modificare graficamente, esteticamente, a livello di layout, questo selettore. In questo esempio noi stiamo dicendo io voglio che tutti gli H1, gli header di primo livello con questo tag nella mia pagina HTML siano blu di colore e abbiano un font di 12 pixel. E il CSS ha tantissime proprietà, migliaia di proprietà, che controllano praticamente tutto, dal colore alla dimensione, al font, all'allineamento, al bordo, all'ombreggiatura, alla posizione, statica o non statica, dinamica, responsive, alle transizioni, ai link, ai bottoni, a come si comporta un cursore, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ci porta a come funziona un browser. Visto che abbiamo una parte in HTML, una parte in CSS, una parte in JavaScript, una parte che parla col sistema operativo, eccetera. Allora, un browser a livello concettuale funziona in questo modo. È composto da questi elementi fondamentali. Poi, oltre a questi, c'è anche ovviamente il DOM, un po' mischiato nelle varie engine, e l'execution environment appeso il JavaScript execution environment appeso qui all'interprete JavaScript. E il browser è composto da queste parti. Prima di tutto c'è un'interfaccia utente. La barra degli indirizzi, il bottone per andare avanti e indietro, il bottone per aggiungere preferiti, eccetera. Quindi quello che vediamo nella finestra del browser. E poi c'è il browser engine. Questo engine diciamo, unisce e uniforma quello che capita nell'interfaccia utente con quello che capita nel rendering engine. Il rendering engine è responsabile per mostrare il contenuto che viene richiesto. Per esempio, se il contenuto richiesto è HTML, è lui, questo engine, che legge e parsifica l'HTML, legge e parsifica le risorse collegate a questo HTML, compreso il CSS, e lo mostra. Come lo mostra? Attraverso il browser engine, dicendo all'interfaccia utente di mostrare questo. Allo stesso modo, se noi premiamo indietro avanti nell'interfaccia utente, il browser engine dirà al rendering engine di caricare la pagina precedente, di mostrare, di renderizzare la pagina precedente o la pagina successiva nella storia. E il render engine è collegato al networking per fare le chiamate HTTP, e al JavaScript interpreter a cui è appeso l'execution environment per appunto la parte di JavaScript per interpretare e comportarsi di conseguenza in base alle azioni fatte in JavaScript, e è un backend di interfaccia grafica che è utilizzato per disegnare i widget base del web, tipo le combo box, tipo le finestre, tipo le checkbox e quant'altro. E infine all'interno del browser c'è anche un livello di persistenza dei dati. Quindi non abbiamo solo una persistenza dei dati a livello di server nel database, ma possiamo avere una persistenza di dati di qualche tipo nel client. Perché magari il browser ha bisogno di salvare qualche dato localmente. Tipicamente sono cookie, quello per cui vediamo tonnellate di questo sito, premio ok, perché questo sito utilizza dei cookie per tracciarti, per ricordarsi le tue credenziali di login e quant'altro. Quindi è qualcosa di persistenza che è legato al client, quindi che sta sul computer dell'utente e che non viene passato indietro al server, ma che viene che è solo presente nel browser. E allora, per quanto invece riguarda JavaScript, qual è la differenza tra Chrome, per esempio, e Node.js? Vedete che la differenza è minima, nel senso che noi in Node avevamo questo che rappresenta il nostro Java, interprete JavaScript, come era prima quello dell'event loop, e poi c'erano delle implementazioni delle API che noi avevamo disegnato in una tabella che si chiamava API, che erano le API specifiche di Node.js, quindi le funzioni specifiche di Node.js.
leggere un file da disk e quant'altro. In un browser l'ambiente in Chrome l'ambiente è proprio identico, perché in realtà Node utilizza lo stesso engine JavaScript di Node, e Node utilizza lo stesso JavaScript engine di Chrome. E quello che cambia è che non abbiamo l'API di Node in un browser, non ci serve leggere un file da disco, ma abbiamo l'API del DOM per manipolare le pagine del DOM. Se volete sapere di più su come funzionano i browser moderni, qui ci sono una serie di link che parlano di Chrome principalmente e che raccontano come funziona Chrome internamente. Quindi espande e dettaglia meglio questa parte qui. E allo stesso modo qui c'è sempre a disposizione da Google un fumetto su come funziona Chrome, una versione un po' più vecchia di Chrome, ma molte cose sono rimaste. Allora, torniamo al nostro client side. Quindi in questo momento abbiamo aggiunto delle funzionalità, diciamo così, dinamiche, per esempio l'apertura e la chiusura di un menu attraverso JavaScript. E potremmo, attraverso queste funzionalità, esagerare, andare avanti un pochino, arrivare a quello che poi si è chiamato Web 2.0, quindi applicazioni web che supportano modelli di interazione sociale, quindi che siano ricche, dinamiche, fortemente interattive e che si aggiornino continuamente con il client, l'applicazione client side, che continua a parlare anche un pochino scavalcando in un certo senso il browser, quindi la barra degli indirizzi del browser o i link propriamente detti, e con dei server, anche per avere magari integrazione di contenuto attraverso diversi siti, quindi un client, un'applicazione client che prende alcune cose, che viene servita da un server, ma prende alcune informazioni da altri server. E questo è stato fatto attraverso delle richieste asincrone che si chiamavano AJAX, AJAX, e in origine, che ancora è un nome che potete trovare, quindi io non l'ho messo nelle slide perché è un insieme di tecnologie che è in parte superato, che sta per Asynchronous JavaScript and XML, che appunto permettono di fare delle richieste, come in questo caso, che in un certo senso saltano il browser, saltano il browser. Quindi ovviamente sfruttano delle funzionalità che il browser mette a disposizione attraverso il DOM a JavaScript, ma non passano nel canale normale. E sono richieste che partono dalla nostra applicazione, vanno direttamente a un server, questo o un altro server, non importa, il quale non risponde con delle pagine HTML, ma risponde con dei dati grezzi, per esempio con dei dati JSON. Quindi non nella pagina HTML vera e propria, ma dei dati in formato testuale, come se fosse il risultato di una tabella, di una query su un database. Quindi solo delle informazioni grezze che poi questa runtime leggerà e interpreterà in maniera corrispondente e aggiornerà la pagina nel browser. Allora, questo perché si fa? Questo si fa in parte per evitare di ricaricare la pagina, perché queste richieste non invocano il browser, quindi queste modifiche vengono fatte all'interno dell'applicazione client side e quindi il browser non ricarica la pagina, ma modifica solo un pezzettino, e in parte se questo è il server che gestisce questo principale, diciamo, che gestisce la nostra pagina web, io in parte potrei avere queste richieste verso un altro server. E quindi poi ricevere queste richieste da un altro server. Quindi non dallo stesso server che, ovviamente ho cancellato troppo, non dallo stesso server che a un altro server, quindi questo è un altro server. Quindi ricevere e gestire queste richieste di questo tipo, quindi qui c'è dati grezzi a un altro server, e quindi essere fornita la pagina web sempre dal nostro web server, dal nostro application server, dal nostro database con il flusso normale, ma prendere alcune informazioni, non lo so, le informazioni del meteo per aggiornare se sta per piovere oppure no, da un'altra parte, non da chi fornisce la pagina web, ma da un'altra risorsa. Passando di nuovo non pagina HTML, ma solo dati o solo porzioni
di informazioni che ci interessano per aggiornare un pezzettino della pagina. Questo meccanismo si chiamava Ajax, o Ajax, che appunto sta per Asynchronous JavaScript, e XML. Adesso XML praticamente non viene quasi più usato nel mondo web e viene utilizzato JSON, e quindi questo nome, diciamo, che rimane storicamente se lo trovate in giro. Ma anche i metodi che sono nati col mondo Ajax, adesso non esistono più, sono stati sorpassati, sono stati rimpiazzati da metodi più efficienti, più moderni, che comunque vedremo. Però questo solo per dirvi come si è evoluta e che c'è anche quest'altra possibilità: saltare in un certo senso il browser, saltare il browser che parla con il sistema operativo, ma fare direttamente dalla nostra applicazione client in JavaScript delle richieste, che di nuovo non riceveranno indietro dell'HTML, ma riceveranno indietro dei dati grezzi. Allora, in un caso di rich client, come abbiamo appena visto, la faccenda ovviamente si complica molto, perché abbiamo il browser che chiede al nostro web server, al nostro application server, al nostro database, la nostra pagina HTML. Noi riceviamo la pagina HTML e poi continuiamo. Questo è il runtime, questo è la nostra applicazione. È la nostra applicazione JavaScript, che gira all'interno del nostro sito. Abbiamo continue richieste che possono arrivare al web server, al nostro web server originale o a un altro web server, che può chiedere al suo application server, al suo database, e che invece di richiedere, invece di restituire però pagina HTML, restituisce dati in formato, diciamo, più grezzo. Questo è praticamente l'evoluzione corrente, diciamo, quello che tradizionalmente è un sito web oggigiorno. Quindi un client che ha delle componenti dinamiche, molto interattive. Se voi pensate Facebook, quando mettete il like a un post, non ricaricate la pagina. Se c'è qualcuno che aggiunge un messaggio, vi compare direttamente nella pagina senza che la pagina venga ricaricata. Quindi tutto questo è client side. Ovviamente la prima volta che fate una richiesta, la richiesta arriva, la pagina HTML arriva da un web server, da un application server, da un database server. E poi questa pagina si aggiorna andando a chiedere direttamente le informazioni al server di cui necessita i dati, ma li riceve in formato dato grezzo. E questa è, diciamo, l'approccio tradizionale attualmente, l'approccio consolidato. L'approccio non forse modernissimo più, ma l'approccio appunto più consolidato, ed è l'approccio che l'architettura che noi useremo in questo corso. Quindi il server manda una pagina HTML per ogni richiesta che riceve, con le risorse collegate, l'immagine, il CSS, eccetera. Ma alcune parti di quella pagina possono essere aggiornate dinamicamente da queste richieste asincrone. Noi lavoreremo sempre con questo server, ma in teoria possono essere anche aggiornate da altri server. Un'applicazione fatta in questo modo, che appunto io ho chiamato tradizionale, si dice che fa server-side rendering. Perché? Perché la pagina HTML, il grosso della pagina HTML è generata qui, è generata nel server, dal lato del server, e si dice anche che è un'applicazione web multipagina. Perché? Perché io avrò una pagina che magari ha delle componenti interattive molto, molto poco interattive, ma ho una pagina. Poi cambio pagina, viene fatta un'altra richiesta e quindi mi viene restituita una seconda richiesta al mio client. Quindi questa, che è quello che faremo noi nel corso, ci fermeremo in un certo senso qui nel corso, e costruiremo applicazioni web che siano multipagine e che abbiano un rendering lato server side. Quali sono i pattern più moderni, più contemporanei rispetto a questo? Questo l'ho chiamato tradizionale, e ce ne sono altri tre pattern. I primi due sono in un certo senso evoluzioni del rich client, e il terzo invece è un pochino più scollegato, ma tipicamente viene fatto, è un pochino più scollegato rispetto ai primi due. Allora, questi altri tre pattern sono single page application. Notate subito, prima l'abbiamo chiamato multi-page application, questo è il single page application, e l'isomorphic application e le progressive web app. E mi piacerebbe riuscire a dirvi due parole sulle single page application verso l'ultima settimana di corso, perché è un argomento molto più moderno, molto più attuale,
che è totalmente client side, quindi non ha niente a che fare col server. Il server può esserci, può non esserci, complicato, meno complicato, quant'altro. Però è abbastanza alla sua complessità per costruirlo. Il single page application è in un certo senso un'estremizzazione, un'evoluzione dell'approccio tradizionale, in cui invece di chiedere per ogni pagina ricevuto alcune parti di informazioni aggiuntive per modificare dinamicamente il contenuto della pagina, cosa fa una single page application? La single page application, il client, il browser, chiede una pagina al server, una sola. Il server restituirà solo una pagina HTML per ogni URL che questa applicazione ha. Quindi cambiando l'URL, la pagina rimane la stessa, la pagina fornita dal server rimane la stessa. Come fa il contenuto a cambiare cambiando l'URL? Perché? Perché la pagina utilizza fortemente JavaScript per cambiare sia il contenuto sia il suo aspetto e chiedendo quali informazioni possono essere deve utilizzare per aggiornare i contenuti, per aggiornare l'aspetto della pagina, ha un altro server logico, non lo stesso che fornisce la pagina iniziale, ma un altro server logico che fornisce le informazioni grezze, i dati grezzi, come dicevamo prima, per esempio in JSON. Il secondo approccio, adesso vi dirò due parole su questo, il secondo approccio è una combinazione della single page application con server side rendering, in cui queste single page application hanno un pezzo che funziona anche nel server, diciamo così. Il terzo, non è necessariamente un'evoluzione di questo, ma sono applicazioni web che possono anche essere non single page, possono anche essere multi-page, quindi tradizionali, diciamo, che però cercano di emulare applicazioni native, con alcune specifiche. Applicazioni native desktop o applicazioni native mobile. Quindi una progressive web app, per esempio, si può installare in un certo senso su un telefono Android e averla con l'icona, come se fosse un'applicazione vera e propria. E interagire con la webcam del telefono, del computer, col microfono, eccetera. Quindi con tutti quei dispositivi che un sito web tradizionale non ha accesso, con inviare notifiche sul telefono e così via. Come appunto se si comportasse come un'applicazione nativa. Questo è molto molto recente in questo momento, e se ne sta parlando da qualche anno, però praticamente i metodi per farlo sono ancora non standard, implementati molto molto debolmente da alcuni browser, tipicamente Chrome lo implementa, gli altri a diversi livelli. Perché sono appunto molti dei metodi sono non standard in questo momento, non sono approvati dalla W3C. Mentre tutto questo utilizza tecnologie standard, sia single page che isomorphic application. E come dicevo, la single page application si può interpretare come un'evoluzione dell'approccio precedentemente. Quindi il browser riceve una pagina HTML tipicamente vuota, e JavaScript aggiunge tutto il contenuto dinamicamente e chiedendo i dati per aggiornare alcune parti, per aggiornare l'intera pagina. L'obiettivo è quello di avere un'esperienza utente molto molto più fluida, molto molto più interattiva rispetto all'applicazione multisito, quindi senza caricamenti di pagine, non ci sono mai caricamenti di pagine, non c'è tempo d'attesa. Questo viene fatto solo una volta, la prima volta, tipicamente l'application server e il database server non sono qui, quindi tipicamente si arriva qui, si torna indietro, si chiede all'application server qualcosina, si torna indietro e poi sono tutte richieste tra browser, runtime e l'application server e il database di questo tipo, quindi molto molto più veloci, vedete, rispetto a queste, con piccoli pezzi di informazioni che vengono poi manipolati e gestiti qui. Esempi, aprite Google Doc, scrivete, fate qualcosa, aprite un menu di Google Doc, vedete che la pagina non viene mai ricaricata. Eppure potete cambiare il colore del testo, potete aggiungere una pagina, potete stamparlo, potete fare un sacco di cose. La pagina non viene mai caricata. Google Doc è una single page application. Quindi qual è l'approccio tradizionale, quello che abbiamo appena detto? Noi abbiamo un'interfaccia utente nel browser, abbiamo questo runtime, questa nostra parte JavaScript asincrona, che per ogni pagina richiede al web server, alla logica, qualcosa e restituisce o una pagina HTML oppure dei frammenti a un altro server di interfaccia grafica, dei dati grezzi, eccetera.
Nella single page application abbiamo che una volta che è fornita la prima pagina HTML con tutto il JavaScript che viene fatto, che viene eseguito, non abbiamo più un web server inteso di logica. Non c'è più una logica lato server. L'unica logica che viene data è qui dentro, all'interno di questo business service, questo data, all'interno dell'application server sempre. Quindi richieste che prendono i dati, li manipolano in qualche modo e li mandano indietro al JSON. Dammi i primi 10 gli studenti di questo corso ordinati alfabeticamente. Eccoli in formato testuale. E poi è il browser che prende questo elenco di 10 persone in ordine alfabetico e decide come visualizzarli, chi visualizzarli, se metterli tutti su una pagina, se metterli su diverse pagine, se mostrare solo quelli dall'A alla C e quant'altro. Quindi si sposta in un certo senso questo lavoro di logica dall'application server al browser. Questo perché? Questo perché, scusate, fatemi dire ancora una cosa, questo si può anche considerare un'evoluzione sia della modalità tradizionale sia un'evoluzione del JavaScript. I siti realizzati con la modalità tradizionale, diciamo, sono nati intorno al 2006. Ora, se voi pensate che il JavaScript che vi ho raccontato finora è l'S6, quindi l'S2015, ci sono 9 anni tra il 2006 e il 2015 di involuzione di JavaScript. Quindi in questi 9 anni JavaScript è evoluto tantissimo, molte cose che sono state introdotte in S6 non esistevano prima, le promise per esempio, e quindi certe cose non erano tecnicamente possibili. E quindi non si poteva, anche volendo fare una single page application, perché? Perché i browser non lo permettevano, perché il JavaScript era troppo giovane, perché i computer non ce la facevano. Qui stiamo spostando la logica da un server che è fatto apposta per gestire tante richieste al vostro computer, al browser che gira sul vostro computer. Quindi la logica la stiamo spostando all'interno di ogni singolo browser, che poi dovrà sincronizzarsi in qualche modo con un server, ma la maggior parte del lavoro lo fa il browser. Qui invece la maggior parte del lavoro lo fa il server. Quindi anche computer fisici con potenze diverse. Questo perché è nato, principalmente è nato? Perché? Perché a un certo punto ci si è reso conto che quelle stesse business service, quei stessi dati, venivano sì utilizzati dall'applicazione web, ma venivano utilizzati anche dall'applicazione mobile. E allora a un certo punto gli sviluppatori dovevano realizzare questo per il sito e poi duplicare questa parte qui per un'applicazione mobile. In questo modo hanno risolto il problema. Perché? Perché hanno detto: noi manteniamo la parte di business data, di service, eccetera, qui, fissa, a disposizione di tutti quelli che ne richiedono. E a delle chiamate HTTP noi rispondiamo ai dati grezzi e poi sta alle singole applicazioni preoccuparsi di come visualizzare quei dati. Quindi la nostra applicazione web chiederà alcuni dati e noi li restituiamo e lui li visualizzerà in un browser. La nostra applicazione per Android chiederà i dati, gli stessi dati, allo stesso identico modo dell'applicazione web e li visualizzerà nella sua maniera nativa. Qui modificherà l'HTML, qui riempirà delle classi generate da Java. Quindi questo è stato anche fatto per separare i dati dalle applicazioni lato utente e dall'altra parte per evitare di duplicare questo pezzo una volta per l'applicazione web, una volta per l'applicazione mobile, una volta per l'applicazione desktop, eccetera. Ma mantenere un'unica fonte di dati uguale e allineata per tutti. Questo, capite bene, ha diversi vantaggi anche a livello di chi gestisce questa parte qui, che non deve più sincronizzare diverse API, non deve più sincronizzare diversi dati, eccetera, ma un unico punto d'accesso ai suoi dati. Quali sono gli svantaggi delle single page application? Prima di tutto il client-side rendering può essere lento. Come vi dicevo, tutto viene fatto nel vostro browser, quindi se il vostro computer non è performante, deve fare un sacco di lavoro e il browser ha altri 47 tab aperti, può essere tutto molto lento. Ci possono essere, ecco perché l'isomorphic tende a risolvere, a superare questo problema, portando un po' di rendering
a livello di server, nuovamente. Ci possono essere dei problemi di sicurezza, dato che tutto è tutta la logica è nel client, bisogna stare attenti a chi fa cosa e chi può accedere a quella logica che è nel client e chi può accedere ai dati salvati nel client. La history del browser, le frecce avanti e indietro non funzionano perché abbiamo una sola pagina, non cambiamo davvero richieste, non facciamo una nuova richiesta. E quindi sono state fatte poi delle API all'interno del browser, quindi delle librerie aggiuntive all'interno del browser per risolvere questo problema, però lo sviluppatore deve fare extra lavoro per riconciliare il comportamento normale del browser col comportamento specifico della sua single page application. E l'ottimizzazione per i motori di ricerca è difficile, perché ovviamente non ci sono più tante pagine con informazioni diverse, ma c'è una pagina che potenzialmente può avere tutto in base a quello che viene richiesto da fare da parte dell'utente. E quindi anche indicizzare queste pagine è più difficile. Non è impossibile, ma richiede extra lavoro per lo sviluppatore. Ecco perché poi ci siamo mossi verso la parte isomorfica, che è un po' discussa, però diciamo che in parte esiste per la single page application, che vuol dire spostare un qualcosa da single page application a livello di server. Ok, questo chiude la parte di architettura web e di presentazione del web. Come vi dicevo, a me piacerebbe poi a fine corso fare una lezione sulla single page application come lavoro futuro, come prossimi passi, ma ovviamente e noi non faremo le single page application all'interno di questo corso, noi non svilupperemo single page application all'interno di questo corso perché sono complicate da fare. E per farle, dato che sono complicate da fare, si possono fare utilizzando JavaScript e questi metodi qui che abbiamo visto, eh? Si possono senza problemi fare anche in questo modo, ma qui è molto molto complicato. E allora quello che si fa nelle single page application è qui dentro utilizzare un framework che ci fornisca tutta una serie di facilità, per esempio per passare da una pagina, diciamo una pagina virtuale, a un'altra pagina virtuale, quindi per cambiare una pagina in un'altra, mantenere la history tra queste pagine, quindi permettere di andare avanti e indietro, passare i dati tra queste pagine finte e quant'altro. Farlo tutta mano è possibile, ma è un bagno di sangue, per cui si usano dei framework che richiederebbero ore per essere imparati, quindi per essere appunto appresi, e quindi noi ci fermiamo prima, ci fermiamo a questa parte, sfruttando il più possibile con JavaScript la parte client side, ma senza arrivare a costruire una single page application, ma noi manterremo una multi page application da un server. Quindi manteniamo l'architettura tradizionale, che è comunque un'architettura tuttora utilizzata e una, diciamo, delle due architetture utilizzate oggigiorno. La multi-page application col server-side rendering e la single-page application col client-side rendering. Sono le due architetture principalmente utilizzate oggigiorno. E come l'affronteremo questo? Noi partiremo in un certo senso dal client, a differenza di come ve l'ho raccontato, noi non partiremo dal server, noi partiremo dal client perché in parte già sappiamo programmare in JavaScript, già sappiamo fare qualcosa con HTML e CSS, e poi andremo a costruire pian piano i pezzi del server e del database che ci serviranno per fornire le informazioni a questo client. Le informazioni con questa modalità e in un secondo momento le pagine HTML per rendere il tutto una multi-page application. Quindi, in un certo senso, noi partiremo da un sito molto molto semplice che avrà una pagina e ci sposteremo pian piano a un sito multipagina che avrà una buona dose di interattività, ma senza realizzare una single page application vera e propria. Infine, queste slide mostrano una serie di siti web molto conosciuti con le varie tecnologie che usano per la parte di programmazione client side, che tipicamente è JavaScript, e invece le varie tecnologie che usano per server side e come database.